Simona Baldelli presenta Il Pozzo delle Bambole. Oggi alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro abbiamo parlato di Il Pozzo delle Bambole. Il Pozzo delle Bambole è una storia di lavoro, di lavoro che ha anche dignità, che emancipazione, che affrancamento. Una storia realmente accaduta a Lanciano fra il maggio e il giugno del 1968. 650 tabacchine che lavoravano nella manifattura tabacchi di Lanciano correvano il rischio di perdere il lavoro, di venire licenziate oppure che la fabbrica venisse delocalizzata. E quindi parliamo del tentativo di riconquistare questo pezzo di dignità. E lo facciamo attraverso dei personaggi che noi conosciamo fin da bambini, all'interno di un orfanotrofio e brefotrofio. Ci sono orfani e trovatelli in questo istituto, che vengono accolti forse con poca dedizione, con poco senso di cura e di protezione. Potremmo definirla di spaesamento la loro esistenza, potremmo definirla sicuramente di emarginazione, di espulsione dal centro della realtà. Questi bambini non solo non hanno una famiglia, ma di fatto non hanno un loro posto nel mondo. E poi in sottofondo, quando arriviamo nel 68, ci sono anche tutte le istanze, le domande che ci ponevamo allora, che sono poi sfociate in manifestazioni, a volte anche in episodi di violenza, uno su una barricata, uno sull'altra, a scontrarci su temi che in qualche modo però riecheggiano anche oggi, come i diritti per tutti quanti, come il diritto allo studio, come il diritto ad avere un proprio posto nel mondo, il desiderio di pace che veniva da quegli anni, dalle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, per cui cose che sì accadevano allora, ma che in qualche modo si parlano, fanno da contraltare con molte situazioni che stanno accadendo in questo momento attorno ai nostri occhi.